Allora, quando Confartigianato mi ha chiesto di tenere questa serie di incontri che inauguriamo questa sera, mi ha spiegato anche il pubblico che partecipava. Voi tutti, me lo diceva Crippa prima, anche me lo ricordava Crippa prima, siete gente che domani alla sveglia, all'alba, per andare a lavorare e mandare avanti l'azienda. E quindi è per questo che abbiamo messo una clessidra, questa qui verde, dura un'ora, vi porteremo via un'ora. Vi presento gli ospiti che sono autori di questo libro, che trovate anche lì in vendita per chi sarà curiosito dal nostro racconto e lo vorrà comprare. Particolare, non indifferente, perché comprare un libro significa anche approfondire temi che magari qui trattiamo velocemente. Allora, i nostri ospiti sono alla mia destra Mauro Crippa, che è di Mediaset, dirige i programmi di informazione e la comunicazione di Mediaset, nonché mio capo supremo, quindi fatemi fare bella figura anche con le domande e con l'applauso, meno male. In fondo alla mia sinistra Giuseppe Girgenti, che insegna storia della filosofia antica presso l'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Ed è con noi anche Matteo Flora, professore di sicurezza delle AI e della superintelligenza all'ESE, European School of Economics. In pratica, tradotto sarebbe questa carica? Faccio in modo che ci uccidano il più tardi possibile le intelligenze artificiali. Ci provo almeno. E allora, le intelligenze artificiali... Le intelligenze artificiali, tu vieni qua, faccio partire la clessidra, sono i 60 minuti. Le intelligenze artificiali devono preoccupare o non preoccupare il nostro pubblico? Perché loro, come vedi, oppongono a tutto questo l'intelligenza artigiana. Dicono, in buona sostanza, con la nostra testa, con il nostro cervello, con le nostre risorse, con la nostra forza, con le nostre lotte, siamo i primi. Allora, devo essere carino e coccoloso o devo dire la verità? Verità! Allora, ok. La verità è molto semplice, c'è un bello studio, non di parte, ok? Non dei classici che ti dicono moriremo tutti, eccetera, ma dell'International Monetary Fund, quindi il Fondo Monetario Internazionale, che parla dell'impatto delle intelligenze artificiali sulle professioni. Dice che nei paesi sviluppati e... Strano ma vero, ho controllato l'Italia, la classifica non nei paesi sviluppati. ho controllato due volte, sono andato nell'appendice, ho guardato bene. L'intelligenza artificiale impatterà il 60% delle professioni. Patato, stai zitto. Allora vi presento Bit, che è un altro nostro ospite. Vieni Bit. Vieni, patato. No, perché se no, ecco, vedi. Allora, vuole stare con il suo padrone, facciamo un applauso anche a Bit. Bene, così abbiamo... No, proprio seduto, la poltroncina per te, bravo, bravo. Ecco, si è accomodato. Così almeno evitiamo che continui a rompere i maroni. Ciao patato, sì, ti voglio bene anch'io. Il 60% delle professioni saranno impattate. Che cosa significa? Croce e delizia. Nella vostra condizione, cioè la parte artigianale, verrà impattata in parte o tutto a seconda di quanto lo vorrete. Provo a spiegarmi un po' meglio. Cosa verrà impattato? Principalmente, ci dice lo studio del Fondo Monetario, i colletti bianchi. Siamo davanti alla prima rivoluzione industriale che impatta i lavoratori colletti bianchi, creativi e i lavoratori dell'ingegno. Nella pratica la produzione fisica materiale di prodotti e servizi continuerà ad andare avanti, quindi non è quello il settore che impatta di più. Impatta tantissimo invece tutte quelle professioni che siamo abituate a dedicare a un professionista verticale su un dominio della conoscenza: avvocati, commercialisti, direttori creativi, copywriter, pubblicitari. Perché dico che è croce e delizia? Croce perché è ovvio che in un mondo in cui non so differenziarmi utilizzando sistemi di intelligenza artificiale, il mio principale competitor può essere una persona che ha
una frazione non significativa della mia capacità, della mia storia, della mia bravura in quello che faccio, ma che si circonda di decine, centinaia di dipendenti virtuali a costo praticamente zero, quelli che Stefano Quintarelli, ex deputato, chiama gli stagisti digitali, molto bravi. C'è un'intervista che a me ha fatto un po' accaponare la pelle, di Sam Altman. Sam Altman è il capo di OpenAI, quelli di ChatGPT, ok? Che dice che ha una scommessa aperta con tutti gli altri CEO della Silicon Valley, con quelli di Google, con quelli di Facebook, eccetera, su chi sarà la prima persona, e quando succederà, che farà un'azienda che fattura $1 miliardo e ha un unico dipendente. Ora, croce e delizia. Non croce del sopravviverò ai prossimi 10 anni, 15 anni, è un'onda lunga, ok? Se pensate di essere ancora in... cioè, se pensate che rivoluzionerà la vostra professione nell'ambito dei prossimi 2-3 anni, no. Nei prossimi 5-6, sì. Nei prossimi 20-30, radicalmente. Ma non forse nel modo in cui pensate voi. Quello che verrà influenzato in maniera significativa, in maniera devastante, è la capacità di taluni all'interno della vostra professione, di talune realtà, di abbracciare un cambiamento che fa in modo di avere decine di copywriter a livelli internazionali per fare le vostre campagne, centinaia di potenziali addetti al marketing o alla vendita, migliaia di venditori virtuali che si spostano autonomamente sulla rete per cercare nuovi clienti, decine di migliaia di bot, di lavoratori virtuali che lavorano e presidiano centinaia di lingue diverse, centinaia di mercati diversi. Chi usa queste cose ovviamente bagna il naso o lascia indietro tutti gli altri. Non è una questione, credo, nel vostro caso di sopravvivenza. Ho fatto questo stesso discorso all'associazione notarile, ai notai, e ho detto: o vi modificate o sarete morti da qui a 5 anni. Non è il vostro caso, nel vostro caso però è uno dei pochi, infatti sono molto contento che mi abbia invitato qui, in cui si parla solo ed esclusivamente dei vantaggi di utilizzare in maniera significativa determinati tipi di tecnologie per aumentare la possibilità di eccellere su un mercato verticale. Il classico è: l'intelligenza artificiale non cancellerà la vostra azienda. La vostra azienda semmai sarà cancellata da un vostro competitor che usa in maniera efficace l'intelligenza artificiale, che è un discorso completamente diverso. Siete abituati a farlo perché è la stessa cosa che avete visto con i social media probabilmente 8-10 anni fa. Quello che usava i social poteva essere l'ultimo degli scappati di casa, ma ha bagnato il naso a tanti di voi. Quelli che non sapevano nemmeno allacciarsi le scarpe da soli, ma che hanno saputo usare la comunicazione online, la comunicazione sul web, l'internazionalizzazione, hanno bagnato il naso ad aziende molto più in gamba, molto più brave, molto più competenti, con molta più storia, solo perché qualcuno si è incarognito del fatto del abbiamo sempre fatto così e continuiamo a fare così. È una rivoluzione vera e propria. Quando parlavo di rivoluzione industriale non stavo scherzando. Ed è una rivoluzione industriale dove sfortunatamente i tempi di adoption, come di adozione, non si dice, di utilizzo, adoption è la versione americana, i tempi in cui che avete per implementare sono i prossimi 24 sì. mesi massimo, dopodiché gli altri l'avranno già implementato. E lo dico, attenzione, non solo col cappellino da prof, lo dico come imprenditore con una decina di società di cui 2 di queste si occupano di fare soluzioni di questo tipo. Quindi mi sono sporcato le mani, ho tirato su le maniche e lo stiamo facendo con determinati gruppi di introduzione. È il momento di pensare seriamente che l'investimento tecnologico, eccetera, deve abbracciare quel tipo di tecnologie. Per che cosa? Per avere semplicemente... Ve la dico brutta, c'è la registrazione, perdonate, sindacati, perdonatemi. Ciao, sono Matteo, non vi voglio bene lo stesso. Per sostituire o per incrementare
la parte di dipendenti con dei dipendenti virtuali che hanno delle capacità in media incredibilmente superiori a quelle di qualunque professionista per adesso. E così poi chiudo perché vedo la quella mi fa paura. Calcolate solo una cosa, stiamo parlando in questo momento sì, di... però tanto non li hai spaventati. Ti faccio l'esempio di quel signore lì con i capelli bianchi, si sì. chiama Florindo Cereda, credo abbia 85 anni, fa i divani, li porta ancora su a spalle, dai punti ai ragazzini e dice: ma le robe che faccio io non è che arriva l'intelligenza artificiale e mi frega. No, sì, più pratico. Arriva un cinese che ha in questo momento un prodotto che tecnicamente, allora, che non è minimamente comparabile, ma che costa una frazione non significativa del suo, che viene venduto allo stesso prezzo perché ha decine, centinaia di migliaia di influencer virtuali online che ti dicono che la cosa più bella al mondo dopo il gelato e la vaniglia è avere quel tipo di divani. E le persone non controllano per prima cosa, qua dovremmo insegnare marketing, vabbè, un altro discorso, non controllano la qualità per prima cosa. Le persone comprano prima di controllare la qualità. La qualità è un indotto di quando io, è il terzo momento, il secondo momento della verità, se volete studiare marketing, io compro qualcosa sulla base di un'emozione, sulla base di una sicurezza, sulla base di una proposizione che mi viene data, che può essere totalmente falsata. Nel momento in cui io ho centinaia di migliaia di influencer che mi dicono che il divano di Antani Tapioco è il migliore del mondo, poi scopro che Antani Tapioco è una sottomarca cinese. Allora, quelli tra loro, scusa, non voglio rompere le scatole, ma quelli tra loro che operano nella meccanica di precisione... E in tutto il mondo i loro prodotti sono valorizzati, acquistati, sono i numeri uno. Che hanno? Che problema c'hanno questi? Nemmeno me l'avessi fatto apposta. Vi stavo dicendo... Il titolo della mia cattedra è AI e superintelligenze. Che cosa sono le superintelligenze? In questo momento quelle che state vedendo sono intelligenze artificiali peggiori che voi vedrete in tutta la vostra vita, ok? Sono il minimo impossibile. Con una differenza, l'intelligenza umana non sale, anzi per qualche ragione che non abbiamo ancora capito lievemente scende, di poco però scende. Intelligenze artificiali duplicano la loro capacità di calcolo più o meno ogni 4 mesi. Siamo a mesi di distanza da quelle che vengono chiamate intelligenze artificiali sovraumane. Cosa significa? Che hanno le capacità di creazione, di progettazione, di scienze dei materiali incredibilmente superiori a qualunque essere umano. Il che significa che la vostra parte di ricerca e sviluppo è diventata obsoleta nel giro di 6 mesi. Non importa quanti buoni, quanti incredibili ingegneri voi prendiate, non ha nessun senso. Il quoziente intellettivo dei sistemi di LLM, quelli tipo ChatGPT, era 60 a novembre dell'anno scorso, era circa 120 a gennaio di quest'anno, è circa 150 ora. Continuerà a salire, se va male linearmente, se va bene esponenzialmente. Queste sono le cose da capire, che in questo momento il più grande produttore di schede per intelligenza artificiale è Nvidia, quello che è passato da $120 a 2000 di azioni nel corso dell'ultimo anno, ti dice esplicitamente il suo CEO in un'intervista: noi non saremmo più in grado, non siamo più in grado di progettare le schede senza intelligenza artificiale. Non siamo in grado perché non c'è nessuno che è abbastanza in gamba per capire quella utilizzazione che fa. Io ti fermerei per due ragioni, per il tempo e poi anche perché questa gente che già dormirà 3-4 ore stanotte non gli fai dormire neanche quelle. Tu, tra le tasse tua. No, va bene, però insomma così franco proprio direi. Comunque facciamogli un applauso per quel che può restare un applauso. Mauro Crippa è la persona che un domani potrebbe decidere di togliere tutti noi che facciamo il lavoro di giornalisti, di conduttori, e in 5 minuti affidare tutto alle macchine. Mauro Crippa scrive esercizi spirituali contro l'intelligenza artificiale, e anche laddove l'intelligenza artificiale sembra che funzioni, ha le sue falle. Ma andiamo con ordine. Beh sì, intanto... Qui si sente in un avamposto, perché questi signori che ci hanno accolto in questa sala così bella, così elegante, così curata stasera, sono come
dei pretoriani del lavoro, cioè qui c'è gente che prima di battere questi qua bisogna proprio che ci sia il massimo dell'impegno da parte di qualsiasi sistema umano o digitale, no? Quindi qui il lavoro si sa cos'è ed è piacevole parlare con queste persone. Io parlo del mio lavoro che ha a che fare con la creatività, con l'intelligenza, con il giornalismo, con la verità, con la falsità. E allora i casi sono, purtroppo, sono drammatici come quelli che dice Matteo, perché già oggi ci sono dei conduttori televisivi totalmente digitali, che non sono veri, sono indistinguibili però. Ne abbiamo uno in Spagna, noi abbiamo una televisione spagnola, e ha iniziato, sta per iniziare, una signorina di bell'aspetto, ma non eccezionale, diciamo di comune aspetto, che farà la conduttrice, la vice conduttrice ad un programma di grande successo che è l'Isola dei Famosi in spagnolo. E c'è già, non è una cosa di domani. In molte radio, anche negli Stati Uniti... Aspetta, non esiste però. Non esiste, finta. Esatto. Certo, no, un avatar. Non c'è. Certo. Però se ve la faccio vedere voi dite chi è, dov'è, esiste, no? Oppure ci sono delle radio già gestite, esercitate completamente da conduttori radiofonici digitali, cui la gente affida le proprie scelte musicali, con persone con cui si discute al telefono. Ah, ciao, come stai? Sto bene, tu qua, che bel tempo. Beh, stai parlando con un robot. In molte aziende editoriali di tutta Europa, quindi non sto parlando di posti lontani, stanno cacciando dei giornalisti, parlo di decine, 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 e ogni giorno ne cacciano, perché si è scoperto che per fare certe notizie a contenuto, diciamo così, più procedurale, tipo quelle del meteo, quelle del traffico, quelle della borsa, non è necessario che io assuma un giornalista, ne metto uno finto, in onda, che vi racconta come sarà il tempo domani. E non sto parlando di applicazioni future, è questo il punto che noi a volte facciamo anche fatica a raccontare. Sono già effettive queste cose, ci sono già, cioè ci sono migliaia di disoccupati in tutto il mondo, ma saranno decine di migliaia e poi saranno centinaia di migliaia che sono stati cacciati dalle loro aziende, perché dove arriva l'intelligenza artificiale, questa è una legge, fa meglio le cose di come le farebbe un umano. Questo è il dato del libro, cioè dove, se l'intelligenza artificiale è intelligente, e lo è, se no staremmo parlando di un semplice computer, qui stiamo parlando di intelligenza artificiale, poi c'è quella generale che deve ancora arrivare, quella a cui faceva riferimento Matteo, che sarà infinitamente più intelligente. Quindi stiamo parlando di una versione base, di un bambino di 6 anni, dico per dire, o comunque di qualcosa di ancora in fase di sviluppo, che già adesso sta mangiando decine di migliaia di posti di lavoro. Ma non solo si sta mangiando quello, si sta mangiando anche la differenza tra la verità e la non verità, tra il vero e il falso. È inutile che, qui gli esempi si sprecano, c'è la clessidra, è inutile che ne faccia tanti, no? Adesso la questione del fake, no? La questione del fake non è banale. Noi ridiamo quando vediamo il Papa con il piumino, no? O con il piumone, vestito da sci. Se noi vedessimo invece un capo di Stato che dichiara una guerra o una rivoluzione creando tumulti per il solo fatto di aver annunciato queste cose non vere, beh, già questo succede. Da qualche parte in Indonesia sono state vinte delle elezioni per il fatto che un candidato si faceva sostituire dai suoi avatar in altri posti della nazione, dove questo poteva fare tantissimi altri comizi in contemporanea. Quindi, mentre era in galera, peraltro. Mentre era in galera. Ci sono feste di matrimonio dove il suocero manca, è mancato purtroppo qualche tempo prima della festa di matrimonio, ma viene riprodotto in maniera virtuale e così via. Io non so se questo libro avrà del bene o del male o che, però diciamo, se io dovessi assegnare a questo libro una valenza, è quello di aver, è il primo libro, secondo me, ne abbiamo letti tanti, che prende una posizione netta sull'intelligenza artificiale, cioè il primo libro che dice amici cari, qui bisogna tirare un colpo di freno, tirare il freno a mano, fermarci e pensare. D'altro canto, scusate, voi siete uomini del fare e di, come dire, logica ferrea. Se uno come Altman, già citato,
dice che non ci dorme la notte. Se uno come Elon Musk, al di là delle sue allucinazioni per via delle sostanze che prende, però dice vorrei fare una moratoria perché questa intelligenza sarà, e l'ho sentito dire in un'intervista che abbiamo realizzato per la nostra televisione, questa intelligenza è molto più intelligente di noi, e lo dice Elon Musk, non lo dice Mauro Crippa, e lo dice lui che l'ha inventata, no? Allora, se loro si preoccupano, non vedo perché noi dobbiamo essere allegri, contenti e soddisfatti, perché poi la regola economica, voi lo sapete meglio di me perché sapete far di conto, se da qualche parte qualcuno fa una cosa simile alla vostra a costi più bassi, quel qualcuno, se è in grado di far conoscere il proprio prodotto, è destinato a vincere. E su questo è la regola del capitalismo, non è la regola di Crippa e Girgenti. Poi ci sono mille implicazioni filosofiche, mille implicazioni culturali, per cui questa è un'altra ossessione che noi abbiamo. È vero che tutte le nuove tecnologie cambiano la nostra vita, no? Prima saremmo, un secolo fa, saremmo venuti qua col Calesse. E la tecnologia del motore a scoppio ci ha cambiato perché guidiamo la macchina, adesso facciamo così, siamo cambiati, però io non parlo con un motore a scoppio la mattina quando mi sveglio. Questa è una tecnologia che ci dice buongiorno, come stai, cosa vuoi che faccia, cosa facciamo oggi. Tenete presente che ChatGPT adesso, noi l'avevamo preconizzato nel libro, adesso è una cosa che c'è qua nel cellulare, no? Un domani, anzi no, un domani, oggi anche questo, vedete che uno dice un domani, no, c'è già. Hanno messo un involucro a questo conversatore telefonico, a questo assistente, e hanno scoperto che è venuto fuori un robot che non è che dice ciao, buongiorno così, in maniera brutale, in maniera banale, ma fa delle cose sofisticate, vi può gestire la casa, può fare un sacco di cose, e siamo agli inizi. Quanta gente perderà la testa per un congegno digitale, per un robot? Questo è quello che sta succedendo. In questo libro queste cose ci sono. Poi ci sono dei rimedi, però i rimedi dipendono solamente da noi. Adesso l'Europa, è all'avanguardia, ha fatto uno sforzo enorme perché è in fase di approvazione, ha approvato la legge sull'intelligenza artificiale, che è una legge che è un insieme di sistemi per controllare, gestire e governare l'intelligenza artificiale. Va riconosciuta, bisogna capire cosa è digitale, cosa non lo è, insomma non si possono fare le rilevazioni biometriche, e molte altre cose giustissime. Però vi faccio solo un'osservazione che è veramente l'ultima. Chi risponde a chi? In quale legge? Non è che abbiamo più un mondo in cui c'è un paese con dentro un tribunale, con dentro delle forze di polizia. Questi qui stanno a Silicon Valley. Sapete cosa gliene frega di quello delle leggi italiane? Cioè sono dei sovrastati, è un super mondo che ha rotto tutte le barriere, tutti i confini. A me mi viene tristezza quando si fanno i discorsi di sovranismo. Il sovranismo non c'è più. Adesso, al di là di come uno la pensi, e io non posso essere tacciato di pensare in maniera rivoluzionaria, diciamo così, per chi mi conosce, ma il sovranismo non c'è più. Le dogane fanno ridere. Non ci sono più confini, perché Google non ha confini. Infatti non paga tasse, o paga pochissime tasse. Quindi, come abbiamo detto nel libro, altro che sovranismo. L'unico sovranismo che noi dovremmo difendere, quello del cervello e della nostra personalità, però siamo molto indietro su questo. Professor Girgenti, resistere guardando al passato, com'è possibile? Guardate, io vi confesso che quando è stata lanciata ChatGPT più o meno un anno fa, all'inizio ero entusiasta, cioè ho cominciato a usarla, a fargli scrivere testi, pensando che fosse effettivamente un potenziamento. Poi io insegno in università e quindi l'applicazione immediata dell'intelligenza artificiale per me è stata quella di fargli scrivere delle cose, fargli scrivere le tesi, per esempio, oppure magari in maniera propedeutica fare le bibliografie, cercare tutti i dati necessari a scrivere una dissertazione. Però poi mi sono immediatamente reso conto, soprattutto se pensiamo al liceo, se pensiamo alla scuola, che questa cosa qui è pericolosissima. Perché i ragazzi magari riusciranno con l'intelligenza artificiale a produrre dei testi o magari delle immagini, se sono dell'artistico, delle grafiche, sempre più perfetti, sempre più perfezionati. Faranno magari un tema,
un articolo di giornale, un saggio breve, diciamo ineccepibile usando l'intelligenza artificiale. Però contemporaneamente saranno perfettamente ignoranti, cioè non saranno in grado di farlo, cioè produrranno una cosa perfetta senza essere in grado di farlo. E allora qui la scuola fallisce. Cioè, abbiamo letto un po' i report di Stanford dove si fa l'aggiornamento sulle applicazioni dell'intelligenza artificiale nella scuola. E si dice che la professione docente nell'arco di 5 anni di fatto verrà svuotata. I professori saranno inutili o al massimo saranno dei facilitatori di contenuti prodotti dall'intelligenza artificiale, gestiti nei cloud, e le tecnologie saranno ovviamente necessarie, già lo sono, con le line, con le lavagne interattive multimediali. Però la scuola, in prima battuta, ma anche l'università, non ha il compito di essere produttiva in senso tecnologico. Cioè la cultura non deve produrre cose, oggetti, ma in primo luogo deve formare persone, deve formare uomini, per questo si chiama cultura umanistica, quindi formare coscienze libere, pensiero critico. E allora tutto questo l'intelligenza artificiale non lo fa, non lo può fare, semmai danneggia. Allora il ritorno ai classici, questo libro, questi esercizi... La fermo prima del ritorno ai classici, perché stiamo dando, insomma, stiamo dicendo questa sera, professioni che muoiono o che comunque si rivoluzionano completamente fino ad azzerare l'uomo, generazioni presenti e future che non ci saranno più perché governate da macchine, ma questi si chiedono dove andiamo a finire e come ci salviamo, appunto andiamo ai classici. Allora, ogni rivoluzione tecnologica ovviamente è un salto in avanti, qualcosa si perde. Si diceva che quando sono state inventate le automobili abbiamo perso la capacità di andare a cavallo e quindi l'equitazione è diventata solo uno sport. Il qui presente Matteo Flora l'altra sera mi ha portato... Io sono pessimo in equitazione. Però fra poco anche in guida automobilistica. Mi ha fatto sperimentare la sua macchina Tesla con il pilota automatico, dove di fatto nella tangenziale ha tolto le mani dal volante, ha tolto le gambe e la macchina andava da sola. E ha profetizzato, magari ce lo puoi anche ripetere, che arriveremo al fatto che sarà vietato agli uomini guidare le macchine perché causano più incidenti stradali. Cioè me lo confermi questo? Abbiamo una scommessa aperta con una serie di ingegneri amici che si occupano di quello, che in capo a 10 anni sarà proibito a una persona guidare una macchina. Ma perché? Perché quando sempre più macchine utilizzeranno un sistema di guida autonoma, il problema sulla strada non sono le macchine che parlano tra di loro e sanno che quella davanti 6 km ha frenato, sarà il tizio che passa in mezzo e fa slalom. E diventerà ricreativa, un po' come oggi volete andare in giro a cavallo, non è che vi è impedito andare in giro a cavallo, magari non in Piazza Duomo. Con permesso. E allora? Colpa sua, scusa. No, mia. Ah. Perché il ritorno ai classici? Nelle grandi crisi della storia, fermarsi un attimo, guardare indietro è l'ancora di salvezza per poi poter progettare il futuro. In fondo i classici, per classici intendiamo la filosofia greca, il diritto romano, la tradizione cristiana. Noi parliamo di anima sia in senso spirituale cristiano, ma anche nel senso greco di psiche, cioè coscienza di sé, ma anche emozioni, passioni, piaceri, dolori, vita. La macchina, almeno per ora, non ha né coscienza di sé, non sa di essere potente, ma non prova neanche né piacere né dolore. Per cui la cura di sé, la cura dell'umano, per noi consiste proprio in questo, fare esercizi di autocoscienza, Socrate diceva conosci te stesso, ma anche gustare, esercitarci in quello che è propriamente umano, i piaceri della vita. Un bicchiere di vino ancora l'intelligenza artificiale non riesce a riprodurlo, magari chissà, in futuro forse sì. Per cui
salvaguardare quello che è umano, restare umani in due ambiti di applicazione diversi, quello che riguarda noi, cioè la cura del sé, la cura dell'io, l'autocoscienza, ma anche le relazioni io-tu, persona-persona, di amicizia, di amore, nelle professioni maestro-allievo, nella sanità, medico-paziente, nella giurisprudenza, avvocato, assistito, in tutte queste relazioni rischiano di essere intaccate dall'intelligenza artificiale, cioè un surrogato di relazione umana. Elon Musk a novembre diceva che fra qualche anno i ragazzi, i bambini, non avranno più amici, amici reali, perché avranno un amico virtuale a cui diranno tutto, di cui si fidano ciecamente. Magari è già così, non lo so. E questo, se ci pensate, è drammatico. O nel campo dell'affettività, già sembra un film di fantascienza, Her, cioè l'uomo che si innamora di una donna virtuale, ma già è così, cioè già è possibile avere un amante virtuale e magari avere anche delle relazioni apparentemente soddisfacenti dal punto di vista sensoriale, dal punto di vista dell'illusione, ma del tutto inautentiche, del tutto finte. Peraltro adesso non è la sede giusta magari per parlarne, però una delle prime, uno dei primi ambiti in cui le AI generative stanno funzionando molto bene è nella pornografia, nella creazione di contenuti pornografici come uno vuole, come uno richiede, assolutamente fatti da una macchina con le facce della nostra beniamina preferita. Funziona incredibilmente bene, fanno dei fatturati devastanti, che non hanno davvero senso, proprio per quel discorso, perché a me interessa che sia verosimile, non reale, che sono due cose completamente diverse. Ecco, per cui, per concludere, esercizi della mente, esercizi della relazione per rimanere umani. Ecco, e il libro ovviamente li contiene e anche molto ben documentati. Vi invito davvero, se potete, se volete, ad acquistarlo. Poi alla fine ci sarà anche uno spazio per poter firmare le copie. Crippa, da uomo pratico, che si rivolge ad altrettanti uomini e donne pratici. Il cognome della zona. Quindi. Assolutamente. Anche la praticità, oserei dire. E dei consigli a queste persone che magari abbiamo un po' disorientato, alle quali magari stiamo aprendo gli occhi, dei consigli pratici? Beh, insomma, io, diciamo, il consiglio riguarda varie dimensioni di persone, perché se ci sono dei genitori hanno una responsabilità in più rispetto a tutti gli altri, no, in questa sala, perché se ci sono dei genitori oppure delle persone che comunque si curano di bambini o di ragazzi giovani, la questione è delicatissima ovviamente. Pensate che lo Stato di New York, che non sono dei barboni, ha fatto causa ai social, cioè ha fatto una gigantesca causa legale contro i social, perché i cittadini, i genitori di New York hanno detto che i loro figli, i loro ragazzini, i loro bambini sono completamente rapiti con conseguenze gravi sulla loro crescita dai social. Quindi New York non è un posto strano, lontano dalle tecnologie, no? Stiamo parlando della capitale dell'universo occidentale. Quindi da genitori e moltissime scuole, sempre negli Stati Uniti, e noi parliamo a lungo di questo, hanno tolto le tastiere nelle scuole per ritornare alla scrittura manuale. Quindi i bambinetti ricominciano a fare le cose in corsivo, eccetera, cosa che grazie a Dio in Italia, nella gran parte delle scuole, non è stato ancora bloccato, ma si sta andando nella direzione, purtroppo, in Italia, perché noi siamo primi tra gli ultimi, siamo ultimi tra i primi in questo, perché stanno togliendo la scrittura per i bambini. Quindi i bambini non sapranno mai scrivere in vita loro, oppure tutti i supporti didattici sono supporti su, dicono con entusiasmo i professori, sai, nella nostra scuola, a me è capitato, non ci sono più libri. Non devono più portare i libri, perché tanto c'è l'iPad, fanno tutto con l'iPad. Poi come fai a togliergli il videogioco, però? Come fai a fare un confine tra quello
è quella specie di universo virtuale in cui vengono inseriti i ragazzini, i bambini, con effetti devastanti. Abbiamo pagine su questo, sulla loro psiche, devastanti. A Bambin Gesù di Roma c'è un reparto per le digitopatie infantili, pediatriche. Quindi anche lì noi documentiamo quello che diciamo, non è un libro di superstizione medievale oppure di distruggere le macchine, è un libro che va a parlare con gli esperti. Dico una cosa che non c'entra con la tua domanda, però adesso nei pronto soccorsi, quelli più avanzati, negli Stati Uniti il triage lo fanno le macchine, quindi loro sentono l'umidità della tua pelle con dei sensori, tutti i valori di circolazione, pressione, eccetera, eccetera, e sanno già la tua storia clinica perché è tutto digitalizzato, poi decidono anche che tipo di urgenza ha il tuo caso. Capite che questo è il contrario di una medicina fatta di un rapporto umano con un medico, con un dottore. Se a questo aggiungete che i medici sono sempre meno, perché quello è quello che sta succedendo, che gli infermieri sono pressoché inesistenti e introvabili, c'è già il robot infermiere. Nadine. Il robot infermiere vi viene, vi dà le pilloline, vi dice buongiorno, come sta, vi misura tutto quello che vi deve misurare, vi mette anche il catetere se necessario, perché un robot riesce ad avere una precisione, diciamo, nella sua motricità, nella sua motilità fine straordinaria. Allora, vengo alla domanda. E io dico con una vecchia formula che a me non piace per il proponente, ma che però è utile, resistere. Cioè ci vuole qualcuno che resista, cioè ci vuole un atteggiamento critico, no? Voi siete prigionieri della qualità del vostro lavoro, per cui avete la sensazione di essere inimitabili e di essere intoccabili. Purtroppo non è così, perché lo dimostrano tantissimi comparti industriali, perché dove c'è una cosa che è fatta più economicamente, quella vince. Io continuo a essere ossessionato da questa cosa. L'ultima cosa che dico, scusate, sui rapporti virtuali. La nostra percezione, ce l'ha detto un illustrissimo psicanalista milanese, è fatta in modo tale di noi umani, per cui se noi cominciamo a parlare con un'entità, chiamiamola come va chiamata, aliena, che è un'altra cosa, sono aliene queste intelligenze, sono aliene, e Flora ci ha spiegato tante volte che le logiche di queste intelligenze non sono neanche tanto prevedibili, quindi sono anche imprevedibili, ma se noi cominciamo a parlare con un'entità aliena, dopo un po' ci dimentichiamo completamente che stiamo parlando con un dispositivo tecnico e ci appassioniamo, perché siamo fatti così, siamo umani, l'empatia noi ce l'abbiamo. E di fronte ad una falsa empatia reciproca, diciamo, dell'altra polarità, ci caschiamo. Ma guardate che ci mettiamo 5 minuti a cascarci, eh? Ce lo dimentichiamo dopo 5 minuti quello che stiamo facendo. In più i nuovi sistemi saranno sensorialmente infinitamente più immersivi. Ci sono tanti ricoveri per anziani dove i signori che sono ricoverati in questi posti di gran lusso, non sono dei posti brutti, hanno il loro visore ad ultima generazione, passano le loro giornate in campagna, in montagna, in trattoria con gli amici, si parla con i morti, ma si parla con i morti, non ciao come stai, io sto bene, si intrecciano delle conversazioni lunghe, meravigliose, articolate. Come si fa? L'intelligenza artificiale prende un pezzettino di voce del defunto, si chiama campionatura, e da questo pezzettino di voce, con tutti gli archivi che ha di conoscenza, il database di quella persona, ecco che viene fuori, sboccia una personalità, è la canzone dei Beatles. Loro hanno fatto una canzone, e noi ci occupiamo di questo caso, l'ultima canzone dei Beatles, che due sono morti. Se avete visto il video è impressionante, perché sembra una roba imbarazzante, però da quattro accordi hanno tirato fuori. Basta, mi taccio perché se no vado avanti fino a domani. Ma abbiamo vi ha detto delle cose terrificanti e avete applaudito, bene. Allora abbiamo una lista di interventi che mi ero segnato prima. Stefania Bedendo, mi fa, ecco, posso raggiungerla Stefania? Così non le faccio fare la strada. Prego, se vuole anche dire di che cosa si occupa. Io mi occupo di abiti da sposa, mi domandavo
tutto questo come può impattare con il settore moda? Come può non impattare con non impattare. Nel senso, abbiamo sistemi automatici di fit, quindi con fotografia della persona che automaticamente viene, a cui vengono proposti diversi look. Abbiamo addirittura già siti internazionali dove l'idea che viene proposta dall'intelligenza artificiale, c'era un bell'articolo su, non mi ricordo se era Art Tribune o qualcosa del genere, che faceva molto ridere, perché c'era questo designer di abiti da sposa, mi è venuto in mente perché erano abiti da sposa, che aveva fatto questo atelier completamente inventato per gioco di abiti satanici, quindi da tutti i film dei cattivi e delle cattive eccetera. E una delle cose divertenti era stato un altro degli autori che diceva: sì, una cliente da me è arrivata con quella, io ho fatto in modo che l'intelligenza artificiale mi generasse il modello con cui noi abbiamo fatto esattamente quella cosa. Ancora una volta, il problema che voi, ma che tante altre realtà non riescono a capire, non è che il lavoro viene cancellato, non è che domani arriva l'intelligenza artificiale e porta via il mio atelier, ma anche no. Quello che succede però è che una persona con intelligenza artificiale genera un'idea di un modello unico che poi offre in market online al miglior offerente tra 10, 100, 1000 diversi sarti che non sono in Italia, ma sono probabilmente in Bangladesh. Però dille una cosa, ti interrompo. Ecco, brava, no, va, però, nel pensiero. Però non dormo. No, ma l'idea di base è devo fare in modo di competere sulla qualità, che significa... Allora qua ci siamo. Attenzione, non significa solo io ho la qualità, quindi sono meglio perché te lo dico io, perché siamo qua da 20 anni. Cioè, perché alla persona che online usa l'intelligenza artificiale, il fatto che quell'atelier è attivo da 1, 10, 20, 50 anni, non può battergliene di meno, è il fatto di dire: noi abbiamo in più di quello che ti ha creato l'intelligenza artificiale, noi lo sappiamo fare davvero, noi ti sappiamo dire per esperienza, cosa che l'AI non ha, che quel bustier lì è bellissimo, poi non ti piegare una sera per prendere sul nipotino perché ti saltano o le costole o i tiranti dietro, certo, o ambedue, certo, a seconda dei punti di vista. Quella è la parte, però parte da un'idea comune, che è la iperpersonalizzazione, che è quello che vogliono le persone che usano l'AI. Certo. Niente. Ma no, come niente? Non rassegnazione, forza! No, no, vabbè, però diciamo che una intelligenza artificiale non può farti un ricamo a mano o una cosa... E quindi non l'hai convinta, meglio così, lasciala. Siamo convinti, lasciala serena. Siamo convinti che una persona sappia distinguere un a mano da un sistema che è creato per... Sta fare dicendo Flora che siccome diventeremo tutti deficienti non sapremo distinguere. No, certo, questo. C'è un bellissimo costruttore di no, era Flora, era di tappeti Klimt, che ha un'intelligenza artificiale che sta facendo i tappeti e ha portato uno di questi tappeti da uno dei massimi esperti mondiali, che ha detto, che ha firmato il fatto che era assolutamente fatto da una persona. Perché? Perché aveva tutta una serie di errori tipici dell'umano. Peccato che chi ha fatto quel Klimt aveva chiesto di programmare esattamente gli stessi errori che aveva trovato. Marco Masi... Ah, prego. Però posso aggiungere una postilla, visto che qui siamo in un posto che sta confartigianato. La risposta, a mio modesto avviso, da uomo d'impresa, è che se uno fa l'artigiano, di fronte all'intelligenza artificiale con la signora, deve fare la super artigiana, cioè bisogna aumentare gli aspetti umani, gli aspetti artigianali, gli aspetti di esclusività assoluta di una certa produzione, perché sulle produzioni di massa abbiamo già perso, la battaglia è persa. Cripa è riuscito a mandarmela a letto serena. Marco Masini esiste, sì. Ecco, no, ecco. E io ho detto il nome e basta. Mi sono fermato a Marco Masini per chiedere la conferma, perché me l'ha scritto qui. Dunque,
rimane in realtà un problema di questo tipo, l'aspetto della domanda. Che fa? Allora, io mi occupo di consulenza nel settore artigianale, diciamo così, in senso lato. Quindi no, tecnico normativa, ah, okay. Progettazione, cioè, facilmente superabili, senza scogli, ho una barriera all'ingresso molto bassa per l'intelligenza artificiale. E l'idea però che mi sta così un po' venendo in testa è questa, il fatto che a parte appunto il fatto che si abbassano di molto le barriere all'ingresso, no? Quindi in qualche modo chiunque può qualunque, la qualunque, questo è un po' il tema. Però c'è anche un altro aspetto, che è quello del come si fa a in qualche modo istruire un sistema che non è quello del nuovo regolamento europeo, di protezione dalla concorrenza, cioè nel senso un aspetto che è quello del levitiamo gli oligopoli, cioè cerchiamo di capire come ridurre il tutto in modo tale da non far sì che tutto venga mangiato da un'unica grande realtà, un blob che si mangia tutto. Cioè, un po' altrimenti... come stiamo facendo con le macchine elettriche, no? Vabbè, mi fermo, sì, volevo capire un attimino gli aspetti se da qualche parte vengono regolamentati o meno, perché certo, ripeto, che vengono, il regolamento europeo non c'è oggi. Ci si prova, la IACT ha una serie di barriere, il problema è quando c'è un interesse monetario così forte da parte anche dell'Europa, le barriere non vengono messe, perché da un certo punto di vista uno dice vabbè, ma così uccidiamo le società europee, dall'altra parte c'è qualcuno che ti dice sì, ma se non usiamo quegli strumenti in Europa rimaniamo fuori da qualunque tipo di mercato globale, perché dobbiamo competere con realtà internazionali che usano quel tipo. Allora potremmo discutere su quanto viene investito in Europa in confronto agli Stati Uniti in creare una realtà di intelligenza artificiale a base italiana, francese e europea. E la risposta è troppo poco, non per altro, ma perché in realtà se lavorassimo come Europa, ci sarebbe anche un budget adeguato, ma noi non lavoriamo come Europa. La Francia ha i suoi investimenti, la Spagna ha i suoi investimenti, la Germania ha i suoi investimenti, l'Italia ha i suoi investimenti, ciascuno di questi sono ridicoli. No, è perché la sabbia verde mi sta portando verso Claudio Venghi, prego. Allora, una domanda per... Si può anche alzare in piedi. Sono alto, poi Cereda si lamenta perché non vede, solo per quello. Cereda vede fin troppo lungo. No, la domanda è questa, sull'etica... sulla morale, cioè è un tema delicatissimo, sì, al professore. È chiaro che il tecnicismo dell'intelligenza artificiale ci porta a tutto quello che abbiamo visto, ma ci sono dei limiti poi, no, nello sviluppo, i limiti etici. Ma faccio un esempio che mi viene in mente, ma guardando i film in generale, eccetera, il cosiddetto robot killer nelle armi. È chiaro che se dovessimo avere un robot killer con l'intelligenza artificiale, decide lui chi ammazzare, no? E lì dovete. Oppure la scelta anche a livello aziendale, per esempio, quando decido di istruire dei curricula per scegliere il candidato. E l'intelligenza artificiale, attraverso i database, la storia, eccetera, va su curricula, per esempio, solo di maschi, solo di uomini. Perché? Perché c'è nella storia, e lì c'è un tema etico, c'è un tema di scelta, c'è un tema di coscienza. Come gioca questo rispetto alla storia? Allora, professore. Allora, questo problema ovviamente è uno dei temi, l'etica dell'intelligenza artificiale, che però spesso viene declinato in senso totalmente esteriorizzato, cioè come noi diciamo addestriamo l'intelligenza artificiale, cioè quali barriere gli diamo. Allora in quei casi lì si potrebbe effettivamente, Matteo me lo confermerà, dargli dei criteri, eccetera. Però l'etica è qualcosa di umano. Per rimanere all'esempio che ha fatto lei, cioè quello dei droni che uccidono, ma questa cosa qui tocca i ragazzi. Adesso non ricordo dov'è che l'ho sentito. Negli Stati Uniti cominciano ad assumere adolescenti che sono bravissimi nei videogiochi per guidare i droni, perché sono bravissimi nel guidarli, ma sono totalmente sprovvisti di qualunque, chiamiamola così, coscienza morale, per cui vanno ad ammazzare milioni di persone. E allora è lì che io penso che invece l'educazione personale può essere, anzi deve essere efficace.
Crippa? No, sul curriculum mi viene in mente una cosa di base. Ormai grandi aziende fanno fare il primo screening, anche il secondo screening di migliaia di curricula alla intelligenza artificiale. Quindi diciamo così, su 1000 ragazzi, 990 vengono esclusi sulla base di un algoritmo, perché non rispondono a certi requisiti che sono, fanno parte della selezione. Ma voi siete uomini di impresa, quante volte avete assunto alla fine tra due persone quello che aveva un'immagine peggiore e vi siete trovati meglio poi? Cioè l'intelligenza artificiale, ovviamente non avendo empatia, non si rende conto che magari ha di fronte una persona di altissima potenzialità ma che quella notte ha dormito male, oppure che è talmente emozionato che non sa rispondere a quella domanda lì. Quindi sembra una sciocchezza, ma già adesso le aziende nei prossimi anni verranno formate sulla base di risorse umane giovani in ingresso, tutte quante standardizzate e uniformate sulla base di criteri di selezione automatici. E abbiamo già rinunciato anche in questo senso alla scelta, lasciatemi dire, sentimentale, di cuore, che un imprenditore può fare o che un manager può fare nel favorire una persona piuttosto che un'altra, sulla base dell'arbitrio umano. Ho segnato un cognome che non è Brianzolo, ma forse leggo male, anche perché nascondo gli occhiali, ma Poddesu Marino, ho detto bene? Eccolo, allora esiste, come Masini, perfetto. Buonasera, lei che fa? Editoria, infatti l'avvocato Venghi mi ha mezzo rubato la domanda, perché volevo chiedere, prendendo spunto dall'intervento del direttore Crippa, come si gestisce l'etica dal punto di vista dell'editoria? Cioè, cosa ci dobbiamo aspettare, soprattutto nei periodici online? Grazie. Ci dobbiamo aspettare quello che c'è una confusione. Per cui quando io leggo una notizia online faccio fatica a capire se sto leggendo un posto serio o se sto leggendo delle sciocchezze. E le sciocchezze sono scritte molto meglio a volte delle cose vere, no? E quindi c'è una grandissima confusione che riguarda la verità dei fatti, che ormai sono diventati una cosa di secondo piano. Anche lì l'Europa dice che noi abbiamo scritto nella quarta di copertina del libro: questo libro non contiene tracce di intelligenza artificiale. Questo però non è stata una spiritosata che abbiamo fatto, perché nelle nuove tendenze, diciamo anche legali, normative, bisognerà indicare per ogni opera di ingegno, anche il giornalismo, se è una cosa sintetica o se è una cosa umana. Pensate a che punto siamo. Ho visto che c'è un avvocato, no? Sugli avvocati c'è una cosa, sugli studi legali c'è una cosa terrificante, perché negli Stati Uniti ormai è consuetudine preparare tutto il dossier per istruire una certa causa con sistemi di intelligenza artificiale. Allora è successo più di una volta che mi prepara 900 pagine sul caso di Crippa contro lo Stato della Brianza e cita tutta una serie di precedenti, tutti giusti meno uno, per esempio, che è totalmente inventato. E a quel punto come fai a riconoscerlo? Questo è il problema. Bisogna che ci sia un altro sistema di riconoscimento degli errori dell'intelligenza artificiale. Ma siccome l'intelligenza artificiale è la prima a sbagliare, chi mi dice che il secondo sistema di controllo non sbaglia a sua volta? Come vedete, alla fine, quando manca una garanzia umana, qualcuno che... Alla fine in editoria vale una sola frase. L'editoria buona è quella dove qualcuno ci mette la faccia. L'editoria cattiva è dove non riesco a capire a chi telefonare se devo protestare. C'è qualche altro intervento? Allora, ne vedo due. Arrivo prima da quel signore lì che è più lontano e che si prepara a dirmi come si chiama e che cosa fa nella vita. Buonasera, sono Giorgio Frigerio, ho una tipografia. Sì, allora, ho un po' di... faccio una domanda un po' confusa, perché sto cercando di mettere assieme un po' le idee. Perché l'abbiamo mandata in confusione noi qua stasera. Sono temi molto... avanti. Faccio riferimento al signor Crippa che dice: se c'è un papà si deve preoccupare dei figli. Io ho portato mio figlio e due suoi amici, nel senso, proprio perché insomma volevo capire un po' più questo. Poi parla di New York, capitale occidentale in pratica.
Ovvio che cioè noi, con tutta l'intelligenza che stiamo artificiale che stiamo utilizzando e che entrerà sempre di più a gamba tesa della nostra vita, ci stiamo confrontando con, immagino, Russia e Cina, dove per le persone comuni immagino che non ci sia la possibilità di arrivare all'intelligenza artificiale. Quindi continueranno a formare persone, umanistica, cioè sempre rimanendo attaccati ai valori umani. Quindi cosa ci dobbiamo aspettare? Cioè, la domanda è un po' confusa, però... Non è per niente confusa, pensi che l'ho capita pure io. Cosa ci dobbiamo aspettare? Cioè, dal mondo occidentale, col resto del mondo, dove lo abbraccerà in maniera molto differente. Cioè, quindi, noi adesso probabilmente stiamo correndo, stiamo andando avanti, cioè, vedendo questa intelligenza che ci supererà, ma dall'altra parte... saranno capaci ancora di essere uomini. Ecco, alla faccia del confuso, chi vuole rispondere? Io qualcosa potrei... Prego, Girgenti, professore. Avendo lavorato anch'io un po' nell'editoria, ho visto anche le trasformazioni. Immagino che lei negli anni 90 usava ancora i piombi per... Beh, in termini umani, noi nel libro parliamo anche di letteratura, parliamo di traduzione soprattutto. La traduzione è qualcosa che l'intelligenza artificiale fa benissimo, traduce da qualunque lingua in qualunque lingua in tempi velocissimi. Per cui uno dei mestieri umani che sono a rischio è proprio quello del traduttore. Allora lì la resistenza, dove può andare la resistenza umana? In quella che chiamiamo la traduzione inventiva. Cioè il traduttore letterario che magari non è semplicemente meccanico, facciamo alcuni esempi di Fernanda Pivano, Sossio Giametta, Giovanni Reale che traducono dal tedesco, dall'inglese, dove l'elemento umano che richiede tempo, a volte anche un'intera giornata per pensare come tradurre una parola, è più di umano che è prezioso, che dobbiamo mantenere. Naturalmente può sembrare però una battaglia di retroguardia, però invece è prezioso mantenerla, cioè è uno degli ambiti della resistenza culturale in questo caso. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa per quanto riguarda la domanda del nostro amico o vado a un altro? Guarda, aggiungo una cosina per... Non avevo dubbi perché... No, perché lo sai, perché... Perché so cosa stai per dire, prego. Cioè, il problema di come costruiamo le competenze. Io ho un socio che del Novarese, in realtà non si chiama Giacomini, facevano valvole, è proprio un industriale di quelli industriali veri, ok? Con le cose fisiche, che mi diceva sempre che si impara solo in due modi: a calci in culo e a facciate. Cioè, o qualcuno, non sono io, giuro, o qualcuno ti insegna cosa stai sbagliando e ti dice ma cosa diamine stai facendo, o faccio qualcosa che è completamente sbagliato e ne pago le conseguenze. Questa cosa è quello che prende uno stagista e in campo a 3, 4, 5, 8 anni lo trasforma in un professionista. Ora, se noi sostituiamo questi 3, 4, 5 anni con un sistema di intelligenza artificiale che è già all'80% bravo, ma non risolve quei problemi, come costruiamo quella persona che sta... che nel momento in cui il bustino lo fai così, è bellissimo il bustier, però quando ti siedi saltano dietro. Come lo facciamo? Perché abbiamo perso, non abbiamo ancora un modo di trasformare i junior in senior. Ed è un problema, Allora, l'ultima domanda della serata, passo davanti alla telecamera, scusate. Alzati, come ti chiami? Matteo Speziali di MB News. No, secondo me la mia domanda... Sei un collega, giornalista. Sì, piacere. No, la mia domanda secondo me cade un po' a fagiolo essendo l'ultima, ma a questo punto, al netto di tutte le cose interessanti che avete detto, l'intelligenza artificiale, ognuno di voi, che cosa farebbe? La spegnerebbe se avesse un pulsante rosso o la lascereste accesa ma puntini puntini? Grazie. Partiamo da Crippa. Pulsante rosso. La domanda che mi faccio sempre, no? Se fossi il padrone del mondo,
cosa farei, perché poi normalmente uno dice della tecnologia, perché quello che dicono tutti i vari libri che abbiamo anche consultato è: ma guardate, la tecnologia non è buona o cattiva in sé, ma è una qualche cosa che dipende da chi la usa, da come la si usa. Io non credo a questo. Questa è una tecnologia che impara, che è dinamica, che parla, che si muove, che comunica, che cammina. E stavo guardando con sospetto il cane di Flora, perché di qui a 2 anni potrebbe essere finto, ma non è... Già si chiama Bit, quindi... Già si chiama Bit. Sì. Allora, fosse per me spegnerei tutto, cioè mi pare che il pianeta sia in una condizione di tecnologia molto efficace, molto efficiente, molto utile, una tecnologia che salva vite e produce lavori. Probabilmente siamo vicini a una condizione in cui gli sviluppi tecnologici diventeranno semplicemente imprevedibili. Scusate, quello che dicono tutti gli esperti di intelligenza artificiale, o meglio non gli esperti, perché Flora è uno dei più grandi esperti in Italia e fuori anche di intelligenza artificiale, quelli che dicono gli imprenditori dell'intelligenza artificiale, i fanatici dell'intelligenza artificiale dicono: ma scusate, ma qual è il problema? Smetteremo tutti di lavorare, l'ha detto Musk, no? Avremo un mondo in cui sarà inutile lavorare, dovremo cercare un senso al nostro tempo, alle nostre cose. È un inferno per me. Dirlo in Brianza è una bestemmia, poi, ma però è la verità, sarà un mondo terribile, io non ci voglio essere. Potresti adesso schiacciare il bottone rosso. Ecco, pulsare il bottone rosso. Dato che è impossibile per tutti noi schiacciare il pulso, perché dobbiamo vivere, dobbiamo lavorare, quello che il senso, per esempio, cristiano degli esercizi spirituali qual era? Che per 2 giorni, per 3 giorni ti isoli totalmente dal mondo, non telefoni a nessuno, eccetera, e stai un po' a meditare, a pregare, a ragionare, a pensare a te stesso. Allora forse questo lo possiamo fare una volta a settimana, proviamo a staccare completamente da cellulari, da internet, andare in campagna, stare in famiglia, cioè fare... Magari è difficile, però magari una volta al mese si può anche fare. Mantenere in qualche modo l'esercizio dell'essere umano. Il pulsante rosso, cioè spegnere la macchina, lo terrei come estrema ratio. Cioè se c'è la guerra nucleare deve essere possibile che a un certo punto qualcuno dice fermiamo tutto e la macchina non decide più nulla. Flora, in 10 secondi, guarda, sei sul finire della clessidra. Se mia nonna avesse le ruote sarebbe una carriola, cioè... Non è una soluzione, cioè non c'è questa soluzione, nessuno la spegnerà. È un unico motivo, perché anche se tutto il mondo civile dovesse dire la spegniamo, ci sarà sempre una piccola parte nel mondo che la tiene accesa e cosa? Semmai troveremo una terapia per i tumori, non sarà fatta da un umano, sarà fatta da un'intelligenza artificiale. Gli ultimi materiali che abbiamo scoperto non sono fatti da un'intelligenza da un umano, sono fatti da un'intelligenza artificiale. Le proteine venne fatto nella ricerca medica, nella ricerca di antibiotici, nella ricerca di nuovi materiali, di nuovi combustibili. La ricerca è lì da prendere. Avremo bisogno probabilmente di un UBI, di un Universal Basic Income. Lo so che dire reddito di cittadinanza fa venire la pelle d'oca a voi e di più a me, ma non si tratterà di cittadinanza, certo. Sarà universale. Il problema è che da qua non si torna indietro, non è un'opzione, non possiamo fare i luddisti, o meglio, possiamo fare i luddisti e andare a rompere i telai con la stessa probabilità di successo dei luddisti. Quindi c'è da capire come in questo momento, che è il momento in cui muoversi, è prendere professionisti, consulenti, sedersi a un tavolo, capire la propria professione e dire ok, cosa mi può dare in questo momento l'intelligenza artificiale, ragazzi, sotto, tirarsi su ancora un po' le maniche, tanto so che non vi spaventa, non vi ha mai spaventato, siete sopravvissuti, certo, all'internet, all'e-commerce, al telefono, al fax, alla PEC, cioè siete sopravvissuti alla PEC potrete sopravvivere a tutto. Allora, prima delle conclusioni del Presidente, perché ho visto Cereda, alzati, ripeti l'età, che non so se sono 84 o 85. È finita la clessidra. 83 adesso. Ah, 83, vabbè, te ne ho dato uno in più. E lavori da quando hai quanti anni? Facciamo la differenza facile, ho cominciato a lavorare a 16 anni, 15 anni, come tutti i ragazzi, scuole serali e via. E continui a lavorare. Per fortuna ho la voglia ancora e la forza di lavorare, perché mi diverto e mi sento ancora vivo.
Quando Crippa diceva, ti senti ancora vivo, quando Crippa prima parlava di una vita... È un brianzolo come me. Una vita senza lavoro. Cos'è una vita senza lavoro? Appunto, sto dicendo, come uno si alza al mattino, andrà a prendere la Gazzetta dello Sport o non so cosa, poi cosa fa? Guarda, litiga con la moglie naturalmente, perché c'è sempre qualcosa che va a fare la spesa, hai speso troppo, hai speso poco e via. Questa è una vita. Fine hanno fatto i tuoi coetanei che hanno smesso di lavorare. È quello che vedo al bar quando vai a trovarli, che mi dicono in quella posa, la classica posa di un artigiano con 10 anni meno di me, però, va, t'avete a buon lavorare. Quando sono le tue condizioni mi vedrai appeso da qualche parte, perché per me la vita è un'altra cosa. Va bene. Grazie Florindo. Volevo tornare a un po' di Brianza. Deve venire in televisione a raccontare. Ma lui è favoloso, lui è favoloso. E allora, le conclusioni. Vedete, è finita la clessidra, ma resta un residuo di verde, che è il trucco per andare avanti quanto si vuole, però no, è finito il tempo, le conclusioni... Loro domani devono lavorare davvero e non come noi. Lo so, lo so.